Ciao, sono Clara, attivista di Extinction Rebellion Torino, un movimento di cittadine e cittadini che praticano la disobbedienza civile per movimentare la popolazione ad attivarsi e dare più voce alla comunità scientifica. Extinction Rebellion è un movimento né gerarchico ma nemmeno totalmente orizzontale, infatti siamo organizzati attraverso gruppi di lavoro che sono interconnessi ma indipendenti. Questo significa che ogni gruppo di lavoro si configura a seconda del territorio e delle necessità e utilizziamo tecniche sociocratiche che quindi permettono di superare i conflitti prima di prendere una decisione nel rispetto di tutte e tutti. Questo significa anche che ogni struttura, provinciale, cittadina o mondiale sarà diversa, ma che comunque esistono gruppi di lavoro che entrano in contatto a livello nazionale e quindi globale. Nelle settimane che hanno preceduto il Consiglio regionale aperto, che è stato ottenuto attraverso uno sciopero della fame di uno degli attivisti di Extinction Rebellion Torino, sono state fatte diverse azioni durante il corso della settimana, sia sul lungo Po, attraverso un'azione chiamata Siamo un po' nella merda, e attraverso azioni anche più scenografiche come le sirene sul Po. Questo perché il Po a Torino è un esempio eclatante del cambiamento climatico e di come le conseguenze delle nostre azioni si vedono già oggi. Che siamo indirizzati soprattutto a disturbare, ma anche informare, includere e avere cura delle persone che ci circondano, che svolgono l'azione, ma anche che sono interessate al movimento e che possiamo coinvolgere e portare a casa con un messaggio o comunque uno spunto di riflessione. Estinzione non significa solo estinzione degli animali, della biodiversità, ma anche estinzione di noi stessi ed è per questo importante calcare il fatto che stiamo vivendo una sesta estinzione di massa e che coinvolgerà noi e soprattutto per nostra responsabilità. Fra i valori di Extinction Rebellion c'è anche quello di creare una cultura rigenerativa che quindi sia resiliente e si adatti e che soprattutto abbia cura. Cura significa sia cura dell'ambiente, sia cura delle persone, quindi del sé, ma anche cura durante le azioni, cura della comunità, cura dei cittadini e delle cittadine, e dove con cura si intende la rigenerazione, l'ascolto, l'amore e creare una cultura che sia veramente adatta a un mondo del futuro. Questo perché se vogliamo un cambiamento che coinvolga le nostre abitudini di vita, significa anche cambiare il modo di vivere insieme alle persone e di ascoltarsi e vivere anche insieme al pianeta, gli animali, le piante e così via. Abbiamo bisogno di verità, abbiamo bisogno di alzare la voce e abbiamo bisogno di agire ora.